mille miglia alla larga dalla festa di Halloween. Non portate in casa nessun vettore malefico. Satana è furbo, vuole entrare nelle famiglie. Tante volte ci sono famiglie che dicono: ma noi preghiamo, che cosa è potuto accadere? E in casa nostra è entrata la maledizione. Certo, poi ti accorgi che magari portano in casa un gadget, che ne so io, di uno scheletro, e magari simpatico, ma sempre scheletro è, della morte, quelle cose orrende lì, o quelle magliette dove ci sono questi teschi, serpenti, draghi, quelle cose lì. Ma il diavolo è instancabile, lo dice la Sacra Scrittura, lo dice la Sacra Scrittura, va in giro cercando chi divorare, come leone ruggente. Questo è il diavolo. Non è che se noi, come fanno certi, incredibilmente certi esponenti del pensiero radical progressista, la logica liberal progressista, e parla di noi che mettiamo in guardia di Halloween come di ultracattolici, capito? La getta sulla tifoseria, ma questi non si rendono conto, non hanno a cuore le anime, non sono veramente pastori. E bisogna stare veramente, dicevo, molto molto attenti, perché il diavolo in tutti i modi li gioca, i tentativi di entrare nelle case. Questo è lo scopo di Satana e dei demoni, entrare nelle nostre case. Non permettiamoglielo, come diceva padre Amort. Non permettiamo al diavolo di entrare nelle nostre case, e quindi non mettete zucche, zucchette, zucchine varie con quei volti che hanno un sorriso, quel sorriso beffardo ai limiti della, diciamo, del sorriso sarcastico, appunto. Ecco, evitate di portare in casa, lo dice padre Amort, e anche quello della zucca, pochi lo sanno, si riferisce a un'anima dannata, a un'anima vagante, disperata, no? A un'anima che non trova pace, Jack O'Lantern, che sia leggenda, però voi sapete che le leggende hanno sempre qualcosa di originale, di vero, di storico, non è certo bello da evocare. Quindi quelle zucche che portate a casa con i cioccolatini o con altra roba simpatica evocano le anime che non trovano pace, ma non so, e ve le portate a casa, ha ragione padre Amort, benedetto cielo, ha ragione padre Amort. Chi si porta la zucca a casa, non so se lo pronuncio bene, Jack O'Lantern, si porta a casa l'anima dannata di Jack O'Lantern, che è emblema di tutte le anime dannate, vaganti, che vanno in giro, che si sono perdute per sempre e vogliono fare il male. Uno piglia e gli dice: vieni a casa mia. Non lo so io, miei cari figlioli. Halloween, dice padre Amort, alla luce anche delle cose che abbiamo detto all'inizio, non è una festa, è un evento inquietante che ha lo scopo di ironizzare con l'uso delle maschere su ciò che è male, per farlo passare come divertimento innocente. È il capodanno dei satanisti. E scusate, padre Amort, non so se siete d'accordo, era uno che se ne intendeva, o mi sbaglio? E padre Amort non ha avuto mai dubbi, l'ha ripetuto tante volte, che il 31 ottobre, tra la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, è il capodanno dei satanisti, la notte per eccellenza dell'occulto e di chi lo pratica. Si festeggia il dio dell'occulto, Satana, e poco importa saperlo o non saperlo, perché molti dicono: vabbè, ma tanto uno non lo sa, non è che vuole adorare Satana, semplicemente si diverte. Dice padre Amort: no, anche che, vabbè, la mamma che ha comprato alla Conad o all'Ipercop l'ultimo prodotto con la zucca e il cioccolatino, non è che alla fine paga perché non lo sa. Padre Amort dice: poco importa saperlo o non saperlo, perché quello che ho detto all'inizio, sono vettori malefici portati in casa dove vuole entrare Satana, perché i suoi effetti malefici e devastanti nel tempo raggiungono anche le persone che inconsapevolmente vi partecipano. Fuggite, conclusione di padre Amort che faccio mia, da tutti i simboli di Halloween, sono porte sataniche. Lui parla di porta, io parlo di vettore malefico, sono porte sataniche che portano i demoni nelle vostre case, portano la divisione, invidie e malefici. Ora, naturalmente uno può decidere di andare dietro all'ultimo parroco che oggi ha organizzato in parrocchia la festa con i fanciulli di catechismo vestiti da demoni e da streghe, uno può decidere di andare dietro all'ultima maestra che oggi in classe fa fare dolcetto e scherzetto ai bambini, io non glieli manderei, uno può decidere di andare dietro al silenzio e alla censura di vescovi e cardinali e finti papi che non parlano neppure con una sillaba nel mettere in guardia tutto questo,
oppure uno può decidere di andare dietro a quello che ha detto Padre Amort. Per quel che mi riguarda, io da prete vado dietro a ciò che dice Padre Amort. Fossi padre di famiglia, andrei ugualmente dietro a quello che dice Padre Amort, che afferma che questa festa porta divisione, invidia e malefici. State alla larga, miei cari fiori, state molto alla larga, trascorriamo oggi e domani in preghiera.